Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qui nel post partita di Venezia Empoli 0-2. Prima di partire però vi ricordo di iscrivervi, di commentare, campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti sull'Empoli e sulla Serie B. Quindi niente, passiamo a Venezia Empoli 0-2, vinciamo con una doppietta di Mancuso nel secondo tempo, quindi ci prendiamo finalmente, finalmente ragazzi, questi benedettissimi 3 punti e niente, ci prendiamo questi 3 punti e ci avviciniamo appunto ai playoff che sono adesso ad un solo punto con il Chievo ottavo e noi siamo in nona posizione praticamente. E quindi ragazzi, niente, una bella partita dell'Empoli, finalmente una partita degna da Empoli come non si vedevano insomma da tempo prima della sosta. Abbiamo giocato una bella partita concreta, abbiamo creato tante occasioni, abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto il pallino al centrocampo del gioco, e lì davanti finalmente con Mancuso ci siamo scatenati, doppietta nel secondo tempo di Mancuso e abbiamo chiuso questa pratica. Diciamo che il primo tempo è stata sì una bella partita, però abbiamo sprecato secondo me un po' troppo e si poteva chiudere prima appunto per non rischiare. Però diciamo insomma dall'altra diciamo che il Venezia a parte insomma nel finale che ha rischiato appunto di riaprire la partita e Brignoli con un grande intervento appunto ha fatto sì che il Venezia non la riaprisse, però per il resto comunque una vittoria che non è mai stata in discussione, ecco secondo me un buonissimo Empoli che sembrerebbe appunto che stia appunto per entrare in forma per la volata finale, insomma per questi playoff. E niente, dietro secondo me siamo stati bravi, insomma, a contenerli, anche se ho detto loro non è che abbiano creato granché, comunque insomma li abbiamo contenuti bene. A centrocampo, sinceramente, i tre che sono stati schierati, cioè Bandinelli, Zurkowski e Bairam, secondo me, hanno fatto bene, e, anzi, cioè, sinceramente, niente da dire. E il migliore in campo, secondo me, sicuramente il polacco Zurkowski. Veramente, ragazzi, questo giocatore è veramente una forza perché veramente cioè, ci mette corsa, ci mette grinta, aggressività, attacca sempre la profondità, va a recuperare palloni. Peccato che appunto non sia un giocatore dell'Empoli, però comunque è in prestito per 2 anni, quindi insomma vediamo appunto di sfruttarlo bene. E comunque sì, è stato secondo me il migliore in campo insieme a Mancuso che con una doppietta appunto ci ha fatto vincere questa partita e il Danz, insomma, comunque bene, Mancuso bene, Ciciletti dall'inizio, secondo me ha fatto bene e niente, insomma, siamo stati comunque bravi a concretizzare le occasioni, anzi, e oltre ai 2 gol c'è stato 3-4 parate di Lezzerini che appunto ha fatto sì appunto che il passivo non fosse ancora più pesante per il Venezia. E sì, 3-4 parate più un palo anche, quindi insomma se fosse finita anche 4-0 non, insomma, non si sarebbe rubato niente, ecco secondo me. Quindi niente ragazzi, 3 punti molto molto importanti, siamo come detto sempre lì ad un passo da playoff, ci sono stati un paio di risultati non proprio po positivi, la vittoria della Salernitana, il Pisa appunto che c'è davanti che ha vinto, però vabbè comunque ragazzi, noi insomma siamo lì e se i segnali sono questi qui sono positivi, però adesso cioè io ieri nel post partita ho sentito tanti commenti, sì, playoff, ci siamo, rinato l'Empoli, arriviamo a playoff tranquillamente, calma e sangue freddo, cioè allora, abbiamo vinto ieri, però per confermarci dobbiamo fare una bella gara interna con il Frosinone venerdì prossimo e se dovessimo vincere anche con il Frosinone che è un po' in un periodo insomma di crisi,
allora si può veramente parlare, insomma, di playoff. Però con il Frosinone rimane secondo me una partita fondamentale appunto per il proseguimento della stagione. Le partite sono sempre meno, quindi insomma siamo lì, bisogna riuscire assolutamente a prendere questo treno per i playoff. E poi ragazzi, una volta che siamo entrati nei playoff, sa, insomma è un mini torneo, e lì insomma sinceramente può succedere di tutto. Speriamo appunto che la squadra riesca ad arrivare nei playoff, e poi nel periodo dove incominceranno i playoff di essere infatti al massimo della forma, perché non è detto che magari chi sta correndo tanto, tanto adesso poi magari arriva a playoff e sia appunto in piena forma, ecco, non è detto. Quindi niente, come detto insomma ci prendiamo questi tre punti importantissimi, un bel gioco, una bella partita convincente, un Mancuso che ha fatto bene, un buon centrocampo, Henderson, Zurkos che ha fatto bene, Bandinelli ha fatto bene, e quindi niente ragazzi, benissimo così, speriamo di ripeterci al Castellani con il Frosinone venerdì prossimo. E se vi è piaciuto questo contenuto sulla Serie B e sull'Empoli, iscrivetevi e commentate, e sempre forza Empoli, ciao a tutti!